Salve, sono Gianluca e dopo aver visto questo e cercato di valorizzare questa, è arrivato il momento di fare un po' di lavoretti sul mio motore. Richiuso tutto e ringraziato il meccanico, siamo partiti con il test. Limpido e sereno, un essere umano in vita. Riscopro la vita. Invece devi fare silenzio e ascoltare. Quando ci fermiamo, certo. Sta succedendo? Si è scaricata la batteria. Sei serio? Ma come ha fatto? No, non ci posso credere. Sto cagando sotto, anche perché non ho il coso, non ho lo starter. Come no? Non ce l'ho. Mari. No, guarda dietro di noi che cosa c'è, guarda, è spettacolare. Allora, noi stiamo cercando questa croce e dovrebbe essere lì a girarci attorno. Mi sa che ci sarà uno sterrato da fare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli inglesi che avanzavano dalle coste del Siracusano trovarono vicino il fiume di Taino delle difficoltà, precisamente nelle zone dove ci troviamo noi in questo momento. A causa di quelle difficoltà, molti soldati britannici persero la vita in queste campagne. Possiamo? Ed è per questo motivo che qui si trova il 51esimo Island Division Monument. Il problema è che adesso lo dobbiamo trovare. Ora per un momento immaginate avere la fidanzata dietro e una Moto Guzzi V7 a seguito e trovarsi in queste strade, in mezzo ai campi di carciofi. E la tua mente dice, no, non deve peggiorare, non deve peggiorare. E che cosa succede? Non peggiora, anzi. Salvo, starà godendo! Siamo in paradiso, Salvo, l'hai visto, vero? Luoghi che testimoniano il passaggio di un plotone da terra. Ancora? Messo di là. Il miglior modo per trovare un luogo in certi luoghi è chiedere ai locali. Infatti ci indicano la strada sbagliata. Buona fortuna. Vado. Ci provo. Non c'è niente che ci possa aiutare ad arrivare alla croce. Cioè. Perché se resto bloccato non andrò più indietro. Alla fine, a pochi metri dalla conquista, abbiamo mandato il drone a vederlo, in quanto non credo sia importante raggiungerlo, ma quello che oggi ci ha regalato. Una storia e un paesaggio mozzafiato. Adesso devo tentare per l'ennesima volta ad entrare al Monte Casale San Basilio. Vediamo se questa è la volta buona. Ho detto che per l'ennesima volta una cosa interessante, quindi una cosa di rilevanza storica, artistica, archeologica, chiusa. Un bel cancello, proprietà privata e ce ne possiamo andare. È una novellina, non le capisce quello che ho visto io in questi anni, in questi 8 lunghi anni. Vabbè, un giorno io entrerò. Da lì cambierò il nome, da Paternò's Garage a Paternò Jones. Dopodiché ci siamo diretti a Scordia, dove abbiamo consumato il nostro regale pranzo.
dove Salvo e Lily si sono raccontati di tutto e di più e dove abbiamo perso 3 ore. Per poi andare a Borgo Rizza, che non mi piace per niente, infatti ve lo faccio vedere dall'alto. Gesù è il tuo vero amico, c'è scritto. Cioè, questi posti tu o li curi una volta che li riprendi, oppure così non hanno né senso di vecchio e manco senso di carino. Assurdo. Comunque ragazzi, abbiamo questa abbazia del 1600, potrebbe essere quello che risolve tutto. Potrebbe essere quello che farà nascere un video. Andiamo. Più ci avviciniamo all'abbazia del 1600, più ci rendiamo conto che siamo di fronte a qualcosa di importante. Il nostro entusiasmo cresce secondo dopo secondo. Che posto pazzesco, cioè tu ti rendi conto cosa c'è qua? Abbandonato, non segnalato, niente di niente come al solito. Meno male che io sono come il grande fratello, ti guardo dall'alto. È troppo bella sta cosa. Le scoperte di Paternos Garage, le abbazie abbandonate. Sarei sicuro che la sovrintendenza prima o poi qualcuno vuole arrivare, che non vuole un posto del genere, giusto? Per stare così senza, non c'è manco un segno. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, c'è mezza Paternos Garage. A denunciare. Denunciare, lui denuncia, lui denuncerà. L'occhio indiscreto, colui che si intrufola in tutte le vie, in tutte le trazzere, i punti di questa terra, scoprire i tesori abbandonati. Non sei soddisfatto di questa scoperta, Salvo? Di questa memorabile scoperta? Sono soddisfatto al 50% perché è chiusa. E perché non c'è nulla di indicato, non ci sono cartelli, non ci sono spiegazioni. La cosa più triste è che non sappiamo niente. Cioè sappiamo abbazia 1600, basta. Punto. Ma perché c'è scritto su Google Maps? Dopodiché a noi non c'è dato sapere oltre, però quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.